ore successive al tragico evento, ha lanciato un monito alla città, un monito a tutta la comunità, istituzioni comprese. Sì, io vi ringrazio dell'opportunità che mi date ancora per riproporre a tutti i nostri telespettatori un appello, l'appello alla pace, l'appello alla solidarietà, all'ottimismo, alla fiducia, perché a volte ecco, le tenebre dense o meno dell'omertà, della sfiducia, della rassegnazione, sono terreno fertile ecco, di atti vandalici, di atti più o meno eclatanti, a svantaggio dell'ambiente, a svantaggio di persone innocenti, di persone che hanno ben diritto di vivere nella loro città. A me dispiace tanto che proprio un giovane sia stato vittima delle sue stesse mani, probabilmente. Ecco, forse era un atto di ribellione, un atto di, per attirare l'attenzione di noi altri, per dire ecco, la sua disperazione, la sua rassegnazione, mai accettata a causa della scarsità del lavoro o della salute o di una certa serenità nelle proprie famiglie. Bene, io penso che il poco di tutti possa recuperare quel terreno perduto da tutti quanti noi e forse anche dalla città, dall'amministrazione in genere, non soltanto quella locale ma quella nazionale e internazionale. E mi auguro che un po' tutti possiamo fare un passo avanti verso la tolleranza, verso ecco, l'ottimismo, verso il recupero di quei valori affatto negoziabili che sono insiti nel cuore di ognuno. Sono il valore della bontà, della misericordia, della solidarietà e della fiducia.